poi non è giusto perché, capito, lei sta da sola, no? Non dorme con nessuno, c'ha il letto matrimoniale, io invece devo stare con quello singolo, però è giusto. Singolo, due persone, e lei sta comoda come una principessa. E stasera? Eh? Ma E stasera? io mi trovo, cioè... Ehi, piccola, ti ricordo che mi trovi in live sulla piattaforma Viola dalle 21:30 dal lunedì al venerdì. Passa di lì se vuoi goderti lo show e se mi vuoi supportare, fai anche una sub. Ti ricordo che con Amazon Prime è gratuita. Baby, you light up my world like nobody else. Benvenuti ragazzi! Ciao! Ci sentite? Ci credo. Che emozione! Ma onorate con la maglia, Mi sento onorate con la male! maglia. Mi sento male. Non mi sento bene, non mi sento bene. Mi Onorate sento con la mancare. maglia. Mi sento mancare, ragazzi, ho un mancamento. Ho un mancamento, ho un mancamento. Non ci credo. Oh santo cielo! Oh mamma! Come state? Bene, voi? Ma oggi penso sia il giorno più bello della nostra vita, non ci credo. Io... Wow, ma manca l'aria! Acqua gassata! Mi sento... Non ci posso credere, incredibile. Mamma mia! È tutto... Posso toccarli? Come? No! Non... È tutto vero, è tutto vero. Incredibile. Tutto vero, tutto Oh vero. cavolo, no! Ma dove vi trovate in questo momento? Siamo nella villa infestata. La villa infestata, ma chi sono i mostri? Gemelli Campanella? No, stiamo Sì, scherzando. ma così. Poi appuntano dietro, smettila. Ma che fate tipo stasera? I giochi horror? Loro? No, ma voi lo conoscete? Eh? Alfonso mi chiama. Lo Alfonso. conoscete lui? Alfonso? Alfonso! È famoso, è famoso. È un Ciao amico di Alfonso. Jacopo! Cos'è che è? No, io non. Ah, Jacopo sì, amico mio il fotografo. Amico tuo? Amico mio stretto, Il sì. fotografo, amico Sì. tuo? Jacopo il fotografo, amico È un mio. sogno che si avvera questo, è un sogno che si avvera. Ciao Alfonso, ma fa parte anche lui del B-Club? Alfonso! Ma voi non avete capito cosa fa Alfonso? Che fa Cosa fa Alfonso? Alfonso? Cosa fa? Che ha fatto? È un amico di Jacopo, Jacopo ce l'ha presentato dicendo che lui la notte gli piace girare, gli piace Alfonso. andare a dormire con qualcuno, perché Bello? sente solo. Come Oh, in che senso? Cristiano. Cristiano, se ti accorto stanotte che sei tra Alfonso. Ma io per stamattina sono davanti alla porta, capito? Io sono addosso. Assolutamente. Alfonso il gotto. Ci hai mai visto cagatura? Io di Alfonsi ne ho visti, The però King. in questo modo proprio mai. No, io Alfonso. Alfonsi ne ho visti, ma come, così come questo, cioè. No, Allora. allora io voglio capire una cosa, però sono... Mi sto sentendo a parte che Ok, no, che Manca cioè, le parole, manca le parole, Pietro, mi manca le lascio parole. organizzare. Ok, allora, dicevo, ma manca uno, due. Dov'è Giulia? Ne manca uno. Manca la coppia, manca, diciamo, la coppia del Manca proprio una secolo. coppia. È come tipo Cristiano Ronaldo e No. Giorgina. Tipo Jacopo e Alfonso, non so come Ma spiegarmi. cioè... Se vuoi fare un comparativo. Ma non c'è quindi lei? No. Sta male. Sta male, Sta guarda, non male? sta Come sta male? Ma... Chi è stato a farla stare male? Voglio sapere chi è stato a farla stare male. Boh, avete visto la storia voi? Che ha messo Giulia su... No, non l'ho vista, aspetta che la vado a guardare. Me la vado subito a vedere. No. Giulia. Ragazzi, dal giorno più bello della mia vita potrebbe diventare il giorno più brutto della mia Il vita. corpo ha bisogno di riposo, la mente ha bisogno di pace, il cuore ha Il cuore ha bisogno di bisogno di gioia. gioia. Ah, io l'avevo vista, però. Ragazzi. Allora, il Io corpo ha bisogno. ho detto a lei che ha litigato con Fabio, ha detto. Ha litigato con No, Fabio? come ha litigato con Fabio? Sì, a me l'ha detto nulla. Attenzione, No, attenzione guarda, perché si è ti giuro litigato. che se hanno di nuovo litigato, io penso che. Non lo so come No. potrei reagire a questa cosa. Allora, analizziamo un attimo il testo. Allora, il corpo ha bisogno di riposo. Vabbè, fino a lì ci sta. Il corpo ha Ci sta effettivamente. bisogno di riposo Corpo. perché ti spiego, Doc, il corpo ha bisogno di riposo perché il corpo, se tu fai uno sforzo oppure qualcosa, il corpo ha bisogno di Esatto. riposare, E capito? richiede del riposo, esatto. Però poi. Sapete cosa ho pensato pure io? Che cosa? Che problema, Leonardo?
Cioè dici che... Come Leonardo? Leonardo, che si mette in mezzo a tutti. Ma una domanda di Leonardo. Ma lui il problema. Leonardo è quello... No, quello lì è Alfonso, quello lì consultavo Alfonso. Ah, ok, Alfonso... Quello lo sappiamo, ce l'abbiamo. Alfonso ce l'abbiamo, Alfonso. Che tra l'altro Alfonso è il mio amico di un mio amico, quindi come se fossi pure io l'amico di Alfonso. Jacopo. È il migliore amico di Jacopo. Okay. Leonardo è quello con la maglia bianca o quello con la felpa grigia? Lui. Con la maglia bianca. Cioè quindi tu mi stai ammettendo che è colpa sua se non c'è Giulia? No, no, è una mia ipotesi. Tutte ipotesi mie sono queste. Perché lui si mette in mezzo a tutti, capito? Cioè... Allora, il corpo ha bisogno di riposo, quello l'abbiamo sistemato. La mente ha bisogno di pace. La mente ha bisogno di pace. Vabbè, fino a lì. Giusto, perché quando pensi troppo... Spiega. Ve la spiego, praticamente. La mente ha bisogno di pace perché magari quando hai troppi pensieri, hai troppe cose, capito? Pace. È pace. Giusto. Solo che la terza mi lascia un po' sospetto. Che sarebbe? Il cuore ha bisogno di gioia. Dunque vuol dire che non c'ha gioia nel suo cuore in questo momento. E se la gioia fosse Fabio Ferrucci? Che ti dico io, il cuore non ha bisogno di gioia, il cuore ha bisogno di Fabio, ragazzi. Esatto. Fabio! Fabio! Ma c'è anche Fabio! Ma che fai con i guanti? Ma che sta Fabio! Fabio, c'è il telefono girato, attiva la rotazione dell'iPhone! Non ci credo. Oh, come stai? Bello! Bene, bene, benissimo in Spagna. Mamma, bella la Spagna? Grazie. Ma una meraviglia, Fabio. Ieri stavano 30 gradi, domenica stavo a mare, oggi piove. Meraviglia. E allora si sta bene in Spagna. Ma oggi non piove solo da te, piove anche nel cuore di una ragazza stasera. Sì, purtroppo ci sono le nuvole. Stasera è nuvoloso, tendente a pioggia. Ma perché l'hai lasciata da sola? No, non l'ho lasciata io da sola, sono stato costretto, dovevo venire qua. Ma c'era l'obbligo del cosa? Dovevo, è un dovere. No, ti accetta tutto. Se è un viaggio all'estero è importante, è giusto. Bro, fatto bene. Torno, poi torno e le dedico tutto il tempo, capito? E quando torni, Fabio? Si può dire, si può sapere. Torno il 9 in Italia, il paese mio, vabbè, la vedo però. Grazie. Se me lo chiedi. Il 10, ok. Break best. Sì. Ah, vabbè, fra un po', dai, 2 settimane, 3. Bene, bene, perché io ti spiego, c'è un detto, un famoso detto. Chi va a Barcellona perde la poltrona. Sta a Siviglia, infatti. Sta a Siviglia, Ce n'è un altro. Chi va a Siviglia se la ripiglia. Chi va a Siviglia se la ripiglia. È tutto regolare. No, perché c'è il ragazzo con la maglia bianca là, non Alfonso, quello dietro. C'è il ragazzo con la maglia bianca che... io lo vedo bello... Che ha detto? Ti ha chiesto se va tutto bene. Ma che sta dicendo? Leonardo! Ragazzi, fatelo venire vicino alla telecamera, Leonardo! A me è una meraviglia, a voi in quella casa non lo so, cioè io sto una favola. Ma ci credo che a Siviglia stai una favola, ragazzo. Allora, regista, ti chiedo se puoi far venire vicino un attimo Viola e Leonardo, così sentiamo meglio, se si possono avvicinare. Oh, è top. Vieni qua, maglia bianca, no Alfonso, lui. Allora, cosa ne pensi, Fabio, di questo ragazzo? Non sei spaventato? Ehi, te lo metto, se me lo chiedi. Sì, devo dire che ho paura, perché comunque io sto qua, lui là è più vicino, quindi... Leonardo, so. Ma tutte le... non ho capito, cioè... Leonardo, ma te le piglia tutte le tue? Sono tutte le tue. Ma mamma mia, Viola. Peggio. No. Viola, ma... Viola, ma quanto sei alta? Doc, sei sotto. Sicuramente più di me. È più di me anche. Tu quanto sei alto, Fabio? Tu quanto sei alto, Fabio? Ma io... quanto sono alto? 1,70 m. Non ci credo, Fabio. Doc, abbiamo trovato tuo fratello.
Doc, ce l'abbiamo fatta. Siamo anche uguali, Fabio. Allora ho trovato un corpo. No. Giulia, da 1,50 tu sei più basso di me. Ci credo. Te lo giuro. Doc, sono 1,70 per la pre... Ma con le scarpe 1,70, perché sennò diminuisco, però facciamo 1,70. Vabbè, tu dici 1,70, va sempre bene. 1,71. Abbiamo bravo, bravo. Potreste essere una coppia vincente, potreste essere tipo Insigne e Mertens, non so, cioè la coppia che scoppia, sì. Bravo. La coppia bravo. Che scoppia. E Caion chi lo fa? Caion allora sicuramente non Leonardo Campanella, io lo farei fare Alfonso, che mi hanno detto che corre sulla fascia. Grande Alfo. Cioè, Alfonso sia dove lo lascia, sia dove lo trovi. Ci ha detto che non lo possiamo toccare. Ma Leo Goldre Tegui. Leo, mi senti? Sì, sì. Tu sei, come l'hai presa sta cosa che Giulia non è venuta in villa? Ci speravi, eh? Quando il gatto non c'è, no. I topi ballano. Esatto. Rivedete. Aspetta. Rivedete per Leonardo. È andato via, dove è andato? Non è andato Leonardo. Si è messo paura, si è messo paura. No, si è messo paura. È Alfonso. Ma rivedete. È Alfonso. Ho detto Leonardo, no, cioè, ci speravi che Giulia venisse in villa? Sì, vabbè, però purtroppo non poteva venire. Meglio così. Alla faccia tua. Vabbè, non c'è stagione, c'è stagione. Ho capito, Madonna, ma dai, non così. Ma no, ma fatemi tirare. Scusate, ma una pregunta, ma Cristiano non è c'è lui. Ma non so, ma Cristiano dorme, sta giocando a scacchi. Cosa sta facendo? Cristiano, ti sta arrivando la ragazza. Cristiano, ti abbracciano Viola così e tu non fai niente. Tu saresti geloso, io non ce la posso fare. Io Fabio, non ce la sei geloso te invece, Leonardo, giusto? Sì, Leonardo, sì, Leonardo, sì, io sì. Io tantissimo. Io tantissimo, giusto, ma non so come fa, io non me lo spiego. Allora diciamo, tu Fabio, la pregunta l'hai fatta, ora dobbiamo capire un attimo. Sì. Ma scusami, posso farti una domanda? Ma quando Leonardo faceva quei video con Giulia che la abbracciava? Sì, però no, Pietro, io ti capisco, solo se tu mi dici se posso farti una pregunta. Chiedo scusa, ragazzi. Chiedo scusa alla chat, allora. puoi essere una pregunta? La cuenta, per favore. Vale. Ok. Ti dava fastidio quando Leonardo il cane faceva i video con Giulia? Sì. Sono geloso io. Ma io sarei impazzito. E ragazzi, poi tra l'altro Leonardo non è che li faceva quando... Pensa a me che stavo qua lontano da tutto e vedevo tutte quelle cose. Non era possibile. Lui ha fatto anche il peggio, perché lui non è che li ha fatti quando c'eri tu, li ha fatti quando tu te ne sei andato, capito? Capito, io me ne sono andato e lui ha approfittato, quindi no, non si può. No, cioè noi ne abbiamo su questo canale ne abbiamo viste di infamate, ma come questa? Questa è pesante, questa, ragazzi. Cioè, per me le batte tutte. Cioè tu pensa se tipo un giorno ti svegli, apri TikTok e trovi Flavio che fa un video con Leonardo Campanella, non so come. No, assurdo. No. È tipo come quando al posto di domande, al posto di pregunte dici domanda, più o meno lo stesso. No, tipo quello non potrei mai accettarlo. Cioè, no. Top due cose che non potrei mai accettare, non so come spiegarti. Cioè. Impossibile. Incredibile. Oh, Leonardo, ma tu scusa, ma tu non sei amico di Fabio Cristiano? Perché gli fai questo? Lui ci soffre. Sì, ma infatti è l'informata più grande di tutto. Non più, ci ho litigato ieri. Che vi siete detti? Avvicinati, che io non ti sento bene. Che vi siete detti ieri? Che sul profilo su di Leonardo. Lo stavo bemmenando. Che è la mia? Lo stavi bemmenando. Allora. No, ma raga, menare è un po' troppo, però io... Cioè tipo un allontanamento punitivo lo farei a sto ragazzo. Appena lo portate lì, inizia a provarci, cioè, con Viola, con Giulia, con Cristina, Alessia, no, tutto. E con Alfonso. Poi con Alfonso ci provi, no? Ma che fai? Cioè, poi mi tocca farti una pregunta a un certo punto, cioè, diventa pure un problema. Mi raccomando, domanda non si usa. Domanda è bandita da questo. Pregunta. Chi scrive domanda? Chi usa domanda non è maturo. Non è maturo, diciamo, cioè, e non ama il Breakfast Club. Domanda non ti fa sue gare. E non ama il Breakfast Club. Diciamo, sì, esatto. Esatto. Chi scrive domanda in chat, manco lo manco, cioè come se mi passa davanti, nemmeno pregunta lo posso. Diciamo che domanda pregunta. Se scrivono pregunta li guardiamo. Vaia. Domanda va tra. Ok, vai. Va tra.
Non ci posso credere. Vale, allora, vale. Vi devo comunicare una cosa, ragazzi. Praticamente mi hanno taggato in molti sul video che avete fatto oggi, quello vestiti da principe e da principessa. Che belli. Siamo belli, eh? Che carini. Allora, innanzitutto vi pongo una prima pregunta. Se stanno spammando tutti pregunte in chat. Fanno bene, bravi, continuate. Allora, la prima pregunta è: posso farci il video con le vocine domani? Perché mi è stato proprio richiesto a gran voce. Ehi, te lo metto. Grazie, se me lo chiedi. Uno vero che ama il Breakfast Club, tu vuoi tutto. Che bello. Ah, ufficiale, eh. Non ci credo, Pie. Hai sentito? Posso fare tutto tranne usare domanda. Quello proprio, però tutto il resto posso fare. No, pregunta. Allora, ragazzi, domani video con le vocine, promesso. Ufficiale. Ufficiale. Pregunta ufficiale. Io un'altra domanda farei, ma. Cristiano, pregunta, calma. Stupido. Io un'altra pregunta farei. Vattene. Scusate, vi ho fatto una brutta figura. Tranquillo. Tranquillo anche a te. Allora, io farei una pregunta a Cristiano. Cristiano, tu ti sei vestito da Ratatouille, no? Da cuoco. Cristiano? Sì. No, non ho capito, ripeto. Ti sei vestito da Ratatouille? Sì. Ma tu, sei sempre bello perché sei il mio messia, sei il mio idolo. Ma dico, tu sai anche cucinare oppure no? Oppure non sei chef? No. Non sai cucinare? Per carità. Cioè, quindi, oltre a prendere Paolo da Viola, non sai neanche cucinare. Vabbè, è che siamo fatto tutta una vita. Ma sai perché? Ti posso dire perché hai preso Paolo? Perché non hai usato la tecnica, non gli hai detto che sai fare la carbonara migliore del mondo. Era così facile, sei pure un cuoco. Ma l'ho crociato, ero un gioco in Serie A. Io ho un'altra pregunta. Fabio, tu cosa ne pensi di questa Viola che continua a allontanare Cristiano? Cioè, lui tipo prova e lei lo allontana. Sì, io penso che Cristiano abbia sbagliato qualcosa in primis. Perché comunque per far allontanare una ragazza così facilmente ce ne vuole di immaturezza. Non immaturità. Immaturezza. Questa è immaturezza, eh. Ma Fabio, ma noi abbiamo gli stessi slang, immaturezza, le scorpiamo tutte. Ma Pietro, ma pure la stessa altezza, se per questo. Ma è incredibile. Cioè, siete fratelli separati dalla nascita. Immaturezza, sì. Secondo me siamo fratelli. Il Doc è Fabio, ma che coppia è? Dai. Ma è famosa. Famosa. Il Doc e io come mi chiamo? Fabio. Il Break. Il Doc e il Break. Mamma mia. Il Doc e il Break. Il Doc è Fabio. Vale. Entonces, penso che Viola sa perché sta facendo queste scelte, però non ho ancora indagato neanche io perché sono qui, purtroppo. Quindi, purtroppo no, però. Ci saranno motivazioni? Sì, ma lasciaglielo mettere, è un gesto d'affetto comunque, è un gesto d'amore. Ma fa... Viola! Ma fa il monello Cristiano. Vedi, io lo lascio, il mio piccino lo lascio. Non tanto bravo, che mi vuol dire? Ma c'è una faccia d'angelo. Mi faccia d'angelo. Vabbè, ma come si potrebbe mai... Cioè, Cristiano Borghi si ti appoggia un gomito sulla spalla, l'unica ragazza al mondo che rifiuterebbe in questo momento. Cioè, inconcepibile. Cioè, se tipo Cristiano Borghi... Se così vicino a me non mi laverei la spalla per 7-8 settimane. Non ti devo spiegare il livello di aura e di maturità di Cristiano che mi porterebbe a fare un gesto del genere. È no, tutto così. Ma chi fa? Lascia pure. Ah. Mi sentivo a mio agio. Sì, mi sento protetto. Vabbè, noi ovviamente. Però poi divento geloso, Piedi. A quel punto. Senti, te l'hai trovato il tuo compagno. Adesso io ho il mio, lasciami stare. Comunque, io voglio capire cosa ha fatto Cristiano per far arrabbiare Viola. Sicuramente qualcuno lì dentro lo sa. Dobbiamo indagare. Io indagherei, voglio indagare, voglio scoprirlo. Ma io anche a questo punto siamo tutti curiosi, Viola. Da quello che riesco, qualcosa. Da quello che riesco a intuire, non è un è quasi uno sbuffo. Tipo, no, non basta. Hai fatto quello che hai fatto. Non mi piace più. Allora, il regista ha inquadrato Leonardo Campanella. Non dirmi che c'entra di nuovo Leonardo Campanella, perché te lo giuro. Lui c'entra sempre. Ma come fa sto ragazzo? Come il prezzemolo. Sì, è come il prezzemolo nello spaghetto e vongole, diciamo. Si infila da la trovi là, è incredibile. Ma in tutto questo c'è un altro ragazzo oltre i gemelli. Sì. Presentati. Alfonso. Alfonso. No, ho sbagliato. No, Alfonso è quello dietro. Tu sei... No.
gemello. Ciao Fiorenza. Fiorenza. È mio, però nello stesso tempo, cioè, tipo un figlio fatto da me e Fabio, perché siamo identici. Ma tu sei l'attore, giusto? Sì. Fammi controllare. È uscito il TikTok, mi è uscito. Già si inizia a diventare quasi il mio idolo. Madonna, è veramente la fusione fra Fabio e Cristiano, se guardi bene. Ma è incredibile. Ma come ha fatto? Quanto sei alto? Oh, 1,70. C'hai le scarpe adesso, c'hai le scarpe. 1,70. Ma ragazzi, ma io ho trovato il mio posto felice, l'hai mezzo. Doc, tu devi andare nel Breakfast Club, non devi più stare con noi, è il posto tuo, cioè. Ti puoi finalmente sentire... Ma non ci credo. Ma allora non sono l'unico. Ti puoi sentire come gli altri, finalmente. Che bello, il tuo posto felice, dottor. Bravo, no? E cosa ci racconti? Tu cosa fai lì con loro alla villa? Cioè, il tuo ruolo qual è? Ci devi provare con qualche ragazza fidanzata come gli altri due, o tu invece sei un a posto? Qualche ragazzo. Qualche ragazzo no, ormai è lui che ci prova. Ah, dici che Cristiano... No, Lorenzo, Campanella. Sei innamorato di me. Cioè, prima di Cristiano, poi di Fabio. No, prima di Fabio, poi di me, e poi di Viola. Quindi, diciamo... Che cosa? Ma mattina mi ha portato anche la colazione a letto. Plot twist, Viola. Ti ha portato la colazione a letto? Ma tu sei un signore, tu non sei un ragazzo, tu sei un signore. A differenza di tuo fratello, tu sei un signore. Chapeau. Io. Che gesto, la colazione a letto, non la sentivo dagli anni 70, bellissimo. Ma dormite tutti là? Eh? Dormite tutti là? Io non ho apprezzato. No, l'hai portato a Viola, infatti si vede, ti vuole bene oggi, cioè... Ma tutti i giorni vanno così, più o meno. Aspettate, scusate, però c'è un motivo perché io faccio queste cose. Cioè, lui è la cattiva qua. Sei la cattiva. Ho capito, ma se non ci spieghi il motivo, tu a noi, scusami se ti faccio questa pregunta, ma mi sembri cattiva. Ci siamo, Che? Ma rimpiazzato, è un po' peribica. Cos'è che ha fatto? Ha fatto un po' peribica rispetto a Cristiano e Fabio. Si è capito solo. Ma io? No, io non ho capito. E quindi sta a provare con me. Ah, quindi tu sei tipo... Tu sei quello che la fa ingelosire. Esatto. Ma io non la vedo molto gelosa. Anzi, la vedo piuttosto scontrosa la ragazza. No, Dio, no. Lorenzo scontrosa. Controlla, vabbè. Ah, no, ho capito. Adesso ho capito. Ho fatto un attimo fatica. Allora, la prima non l'ho ben capita. È tutto un triangolo, tutto un coso. Comunque anche abbiamo litigato sempre questo, eh? Anche tu, Come tutti i giorni. Viola, ieri abbiamo litigato proprio pesante, però. Per cosa? Che vi siete scannati? Allora, se voi andate a vedere il video sul profilo di Leonardo, che stranamente c'entra sempre lui, noi cominciamo a fare gli scherzi, avete voglia la stava prendendo con me. Allora, aspetta che me lo guardo, perché mi sa che me lo son perso su TikTok. Su che profilo è? Su quello di Leonardo Campanella. Me lo guardo a vedere anch'io. Me lo guardo un attimo. Qual è l'ultimo? Questo qua. Lasciare definitivamente Viola e Cristiano. Ma come? O almeno è quello che spero. Ma andiamo con ordine. Siamo finalmente arrivati alla villa infestata del Breakfast Club. Vediamo l'ora che ci fossi tu. Hai visto che siamo pure matchati? Guarda, perché stai facendo queste mine? Cristiano, mi spiace dirtelo in questo modo. Ti andrebbe di dormire con me? Tanto leva questa mano, è che se non c'è Giulia. Infatti, dico pure cosa mi sto. Comunque, di verità, ho tanti. Stiamo guardando. No, tanto ci perdi te, aggiornamento. Mentre Viola e Cristiano erano fuori a fare altri video, nascosto delle telecamere dentro la loro camera. Tranquilli, non è... Cioè, gli hai messo le telecamere in camera, ma te sei un mostro. È un maniaco. Ma come ti è venuto? No, aspetta, fammi finire il video. Come pensate? Infatti la cosa che Viola odia più al mondo è quando gli vengono toccate le sue cose. Soprattutto se lo fa quel moccioso di Cristiano. Ed ecco moccioso. Perché la valigia di Viola è sparita improvvisamente. Vediamo cosa succede. No, vabbè, non ci credo. Cristiano, anzi, hai con tutti i panni sporchi. Pure, no, Cristiano, ora me lo fa spizzare anche il profumo. E se la valigia mia, a proposito, dove è? Portala giù, messa qua, vicino alle scarpe. Non c'è. Non lo so, no. Ma me che sapevo? Ma che ti stupi? Lo sai, ma non sta qua, non c'è l'altro. Oddio mio! Vedi che tra
Ma Cristiano, smetti di fare questi scherzi, Cristiano. Cristiano. Ma sei proprio un moccioso, hai ragione. C'entro niente, ho sempre fatto sempre gli scherzi quando io dico che non, sì, ma Cristiano, niente, tipo, non tipo mi mette coi panni sporchi sul letto di Viola. Con i panni zozzosi sul letto pulito. Mamma mia. Io metto questa fissa che se tu hai utilizzato quei panni durante la giornata, tu poi sul mio letto non ti ci puoi mettere. E poi dopo vogliamo dare la colpa ad Alfonso, possiamo colpire Alfonso. Vuol dire che... Cioè, non lo so, Cristiano, ma ti rendi conto? No. Non... Ah, se tu guardi il video, non c'è, alla fine si capisce tutto. Guarda il video, finisci. Ah, perché non ancora... Ma perché... No, oh, capito, ma Cristiano c'è pure comunque queste più carine. Sono tutti i comportamenti che c'ha. Questa è tua. Ma dove l'hai presa? Stava nel giardino, nell'erba tutta bagnata. Ma guarda, quanto lo sapevo. Ma che infame. Chi è il cagnolino, scusa? Alfonso. Alfonso. Lorenzo. Ciao. Renato, vieni qua immediatamente. Perché c'era un telefono nascosto là? Perché è successo quello che volevo. Avete litigato? Adesso lasciate un attimo solo con Cristiano. Ma no. Leonardo, a prescindere da Leonardo, tu lo sai che ti voglio bene, ok? Però come amico, basta, ti creano queste dinamiche. Comunque c'è un riscontro. Basta. No. Ma ti rendi conto, Lorenzo, di cosa hai provocato? Leonardo, no, Leonardo, io non c'entro niente. Ah, Leonardo. Ma rovina coppie. Ma... Sì, sì. C'è un birbattello, eh. Ma io ho sentito utilizzare una parola terrificante, ragazzi. Amico? Come amico? Basta. No. Amico. Ma... E quindi Cristiano, tu la chiami ex moglie, però mi sa che la dovresti chiamare amica, con la mia amica. Ex moglie, meglio. Con la mia... Ex moglie, però adesso... Best friends. No, ragazzi, ma ci sono rimasto malissimo, mi è cascato il mondo addosso. Vabbè, tu, allora, Leonardo, non so come... Sei un mania, non lo so, sei un pazzo, la telecamera nascosta, sei l'enigmista, ma chi sei? Maniaco eccessivo. No, vabbè, no, un maniaco no, però quasi, wow, si pazza. Sei crazy, cioè se vogliamo dirlo in termini alla Fabio Ferruccio di tipo una pregunta, non si è spiegato. Tipo un Alfonso, non lo so. È loco. Sì, è loco. È taloco. Ma è loco. Ma è un matto. No, ma Fabio, vabbè, ti faccio una pregunta io, ma tu lì sei da solo, alloggi da solo, sei in compagnia di un amico, come sei in Spagna lì? Siamo partiti. Una amica, Fabio? Oh, ah? Stai in compagnia con qualche amica? Vabbè, allora siamo partiti io, un mio amico e altre sette ragazze. Sette ragazze? Wow! E poi qua abbiamo conosciuto altre due ragazze, stanno qua. Vabbè, ma che... Scusa, non sei andato in vacanza, è un tour di Villa Banks, cioè stai facendo... Senti, no, ragazze, no, ma posso... In realtà, puro. Ma vengo pure io. Sto facendo tipo tirocinio per la scuola. Okay. Io ho fatto l'apprendistato, se non è un problema. Vengo pure io, Fabio. Che tirocinio, io, ragazzi. No. Più tirocinio. Cioè, gestisci tutto da solo, poi sto in compagnia pure, quindi... Ma scusami, ma Giulia non è gelosa in tutto questo, che sei lì con tutte queste ragazze? Ma infatti, c'è... Io le ragazze non le guardo proprio. Bravo, Fabio. Mamma, uomini di altri tempi, uomini di altri tempi. Sei un napoletano, Doc, si vede, sei proprio il napoletano, colui che ama solo la propria donna e non pensa agli altri. Maturità. Il break. Diciamo, se vogliamo dare un avverbio, una congiunzione, un proposto, una pregunta alla maturità, io lo direi Fabio Ferrucci. L'emblema della maturità. Io pure. Iconico. Verifica, con la verifica. Vabbè, ma cioè, questa cosa è bellissima. La videochiami dalla Spagna, spero che... Vabbè,
Ma sì, sì, le facciamo le videochiamate. Così, così è tranquilla. Ma la videochiami quando sì, ci sono anche le sette ragazze o la videochiami da solo? No, no, la videochiamo da solo. Ah, che per fortuna. Mamma mia. Ah, ma allora adesso, scusami, quindi la vostra coppia è perfetta in questo momento? Cioè tu a distanza, in Spagna, con le ragazze comunque non le guardi, non te le calcoli, la videochiami? Sì, 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 no, andando molto... Solo che lì è un disastro, ti vedo come un amico, ragazzi. No, ma Viola è bruttissimo. Capito, stando insieme magari litigano un po' di più perché stanno sempre insieme, capito? No, scusa, chi vede come un amico chi, Pietro? Ma non hai sentito il video prima? No? Ho fatto sentire il video. Cioè, Leonardo che ha messo le telecamere... Ti spiego, ti faccio una pregunta. Allora, ti spiego, praticamente, Leonardo ha messo le videocamere in camera di Viola. Nascoste. Cristiano non lo sapeva? E tipo gli ha fatto degli scherzi e Viola pensava fosse stato lui, in realtà era sempre Leonardo che faceva gli scherzi. Poi quando l'ha scoperto hanno parlato e Viola gli ha detto, ma ti voglio bene però come un amico. No. Pam. Perché lì comunque era un po' arrabbiato. No. Non che ce lo pensa veramente, no. Cioè le mangi così. No, lo penso veramente. Come lo pensa veramente? Ma che senso? Quindi tu Viola... Sì. Cioè, abbiamo parlato ieri. Ma che era il assurdo. Quindi tu, Viola, mi confermi che in questo momento per te Cristiano Borghi sia un amico? No, no. Sì. Ma Viola, ti chiamo Viola. Viola, tu lo confermi? Lo confermo. La pregunta. Cristiano. Vai, vai, aspetta, fammi una pregunta. Di cosa avete parlato ieri? Cioè io non so niente. Non fai tutto, un po' i comportamenti che ci sono stati prima, un po' di cose successe. Tutte parole io sono, tutte cose a caso, dice. Ma che stiamo? Ma scusa, vabbè. Allora, le cose così. Fare un po' le persone serie. Come me e Giulia. Io do la pregunta a Fabio. Diciamo, no, la pregunta. Viola, se non ne vale la pena, comunque se Cristiano non si comporta bene con te, ma poi a parte ti sta traendo davanti a te con Alfonso, io non ho poco parole. Un cucciolo. Avrei fatto qualcosa che l'ha fatta arrabbiare veramente. Cioè, sì, evidentemente la Viola la vedi che è vero. Sì, è vero. No, Cristiano! C'è il battito questo. Ma che cosa? Prima mi sta vicino, mi sta abbracciando, poi appena gli gira. No, come stai abbracciando e mi stai vicino? È diverso. No. No, allora ragazzi, gli abbracci, che io sappia, si fanno in due. C'è l'abbracciato e l'abbracciante. Sì. E come, non lo so, Alfonso, a parte... Alfonso, scusami. Ecco Alfonso. Ma parla, comunica, come funziona? Mm. No, ma Alfonso no, però tu lo trovi in stanza quando io ero lui. Ah, quindi Alfonso è automunito, quindi se riesce a muoversi non ha problemi, perfetto. Grande Alfonso. Mamma mia, ragazzi. Ma io allora vorrei capire una cosa, scusami, Viola, ma questa cosa è sempre stata così o è stato un cambio nella tua mentalità? Cioè... No, un cambio. No, non è sempre stata così. No, un cambio. Mi ricordo. Poi però, andando avanti... Ho capito che... No, come? Cosa stai facendo, Viola? Ho capito che non... basta. Ma magari se... Come? No, ragazzi, ma cosa state dicendo? Ma mi volete... Ma Cristiano, ma veramente? No, non è vero, no, stati tutte... Non è vero, ma non è vero. Eh no, perché, ma scusami, tu non pensi che questa cosa possa ritornare indietro? Cioè, che come adesso lo vedi con un amico, magari ti ritorna, cioè si comporta bene? No. Non lo so. Oggi già ne stavo a ripensare perché gli ho portato la colazione a letto. Mi fammi perdonare ieri che non c'entravo niente, tra l'altro. Mi portavo tutto quello che mi piaceva, tutto quello, cioè manco io ho detto niente, lei così si è svegliata. Ehi, te lo metto, se me lo chiedi. Solamente è fatta così, manco la venci messa. E poi se la metto io sono cattivo, vedo. Non sto dicendo che sei cattivo, non lo metti che sei cattivo. Sì, però poi lo sapete che mi ha chiesto dopo aver messo a letto. Mi fa... Cosa ha chiesto? Almeno posso dormire con te. E tu? No, perché... Caio, magari se mi trovo in stanza è meglio che sto insieme a un'altra persona, che no non ho troppo paura.
Questo è un giocatore, signori. Questo è un giocatore. Siamo pure sì, il GOAT, cioè Lewandowski. Cristiano Calcio Borsi. Per quanto doppietta, io un gol di Cristiano questi giorni almeno lo cerco. No, no, giocato, giocato gol di Cristiano, sicuro. Cioè, troppo forte. Cristiano Ronaldo, non Cristiano Borsi. Cioè, mi sa che voi due insieme siete Lewandowski e Yamal, cioè clamorosi. Una coppia incredibile. Cioè, colazione a letto. E poi, tac, vabbè, già che ti ho portato la colazione, posso dormire qua. Ho tentato la giocata. E scusa, Viola, cosa gli hai detto tu? Io so di no. Ma c'è di no. Ieri, io ho detto di no anche oggi. E ho capito, Viola, però la colazione a letto e poi gli dici di no, ma come si fa? Ma in che mondo siamo? Ma poi non è giusto, perché, capito, lei sta da sola, no? Non dorme con nessuno, c'ha il letto matrimoniale, io invece devo stare con quello singolo. Cioè, e poi tra l'altro... Il letto singolo, due persone, e lei sta comoda come la principessa. Cioè, e stasera? Eh? E stasera? Ma io mi addruppo, cioè... Ma vabbè, tu intanto ti aggiungi. Prove. Vabbè. No, io non voglio proteggere una persona che è importante, capito? Se si trova uno spirito maligno vicino, la devo proteggere. Ma sicuramente tu incredibile. Lo spirito maligno, cioè. Ma che giocatore incredibile. Oh Cristiano, ma quindi tu hai paura di dormire da solo in quella casa? Quella è una casa enorme, infestata, è normale che devi stare a Viola, no? Enorme, infestata, cioè gigante. Poi sono come tre stanze da sola. Poi che ricordello è una stanza sua. Viola, ma ti sembra... Ti sembra... Ma comunque la bella... Scusate, faccio un attimo un audio alla migliore amica di Flavia, Barbi. Oh, ho saputo che c'è uno spirito maligno, è piuttosto pericoloso. Vengo a dormire da te io stasera, cioè, mi metto, perché ho saputo che c'è sto spirito, quindi ti faccio compagnia, non ti preoccupare. Tutto a posto, però, eh? Può essere che al posto dello spirito ti trovi Alfonso. No, no, te lo dico io che non c'è possibilità, Alfonso. Comunque. Ma non Alfonso, no, se dice. Se dice, no? È lui, non ha proprio... Lo vedo, dico Alfonso. Doc, c'è un problema, mi sa che Alfonso è più alto di te, una roba di... Cosa? Mi sa che Alfonso è più alto di te. Sì, lo noto anche che ha più capelli di te, però, Alfonso. Se ci fai caso, eh. Non lo so. 1-1, 1-1, ti dico. Bravo, 1-1. Oh, la vuoi una mossa, allora? C'è stato un problema. Dobbiamo risolvere, cioè... Allora, praticamente, c'è stato il citofono, come si dice? La pregunta. Una sola, no? Però non è nessuno ancora il problema, capito? Pure prima, oggi pomeriggio, è successa la stessa cosa, però non è nessuno. Ah, no, adesso l'ho sentito anch'io. Vabbè, sarà l'orto campanella. No, secondo me... Però, tipo, la proprietaria di questa casa ce l'ha detto anche che succedono queste cose la notte... Per quello che io voglio andare a dormire da Viola, così vabbè, oh mio Dio, no Viola, ma io lo dico per la tua incolumità a questo punto, per la tua sicurezza e incolumità, cioè non rischiare, tu dormi con Cristiano e così metti che arriva lo spirito. Quindi hai ragione, no? Sì, ti ho certo, ragione. Certo, no, assolutamente, sì. Ma ragazzi, la sicurezza prima di tutto. Che tanto Viola, tu e Cristiano siete solo amici, quindi non capisco perché... No, la terza volta che suona è un rischio. Oh, Leonardo, basta, Leonardo. Leonardo, suona un'altra volta, te lo giuro. Basta, Leonardo. Ma Cristiano, porti da Alfonso. Ti protegge. Vieni con me, Viola. Ma accompagnalo, Viola. Ma come, ma rimani lì? Madame. Poverino, cioè, me lo lasci. Madame. Madame. Che congela! Mamma mia, ragazzi, che giocata! Mi accompagni, c'è lo spirito maligno. Chapeau. Cosa, Viola? C'ho paura per lei. No, no, è paura per lei. Mi chiede di venire a dormire in camera mia perché ha paura di dove tu leggi a me. Cioè, così mi cade. Urla perché sentivo qualcuno come scale, eh?
ma questo, se c'hai paura di stare da solo e vai da lei, questo non è Lewandowski, questo è Ansu Fati. Tipo. Ma Cristiano, non la vai ad aprire la porta, scusami. Ci ho ripensato perché... C'ha paura! Ma che uomo sei? Leonardo, vai tu ad aprire la porta. Questa sera l'atmosfera, cioè, io voglio vedere comunque Viola che c'ha paura e mi invita a dormire in camera sua, capito? Però effettivamente Viola, poverino, cioè, guardalo, lo vedi dalla faccia, è spaventato, sta tremando. Ma tu prendilo lì a dormire per sicurezza, poverino, dai, guarda che cuccio. Scusate, c'è. Si mette lì, tanto sta, sta nel suo angoletto, non ma ti sì. disturba. Ma sì, Tim Leonardo. Oh, facciamo così, faccio votare la nostra chat, gli chiedo se vogliono che sia esatto, Leonardo. Esatto, bravo. Un sondaggio interattivo. Un sondaggio interattivo, ragazzi. Allora. Però aspettate, Cristiano vuoi tanto dormire con me? Ma sapete in realtà non ti dormi, Cristiano? Come adesso? Sì, c'è da dire. Allora, noi abbiamo una stanza con due letti, uno matrimoniale e uno singolo. Sì, ma che ci fai? Ok. Devo dormire con lui, no? Quindi sto in quello matrimoniale, ma non con lui. No, non è che non ci sto con Lorenzo, no. Lorenzo ma... è l'altro singolo. Ma scusa, Viola, ma tu dormi... Viola, ma tu dormi nella camera da sola, proprio? Sì. E non hai paura? Cosa? Non hai paura? Vabbè, alla fine no, dormo con gli occhi sotto le coperte, tutta quanta e via. Ma pensa se oltre alle coperte ci fosse anche, che ne so, un braccio di Cristiano. Cioè, pensate il livello di protezione quanto aumenta. No. Tipo... Ogni tanto proviamo a controllare se sto bene. Chi è che viene? Questo a me ne lo mangio. Leonardo, a controllare. No, Leonardo te... Leonardo. Lo dico io, sta fuori. Leonardo si preoccupa per me. Oh, Leonardo, in chat ti stanno votando tutti, assurdo. Attualmente siamo a 46 voti per Leonardo, 1100 per Cristiano. Però... Questa sera forse faccio. Non penso. Con Lorenzo. Con Lorenzo, con Lorenzo. Io in realtà dormo con Lorenzo, se per questo. Gemelli, possiamo dormire insieme, no? Gemelli, uno, l'altro, cambia niente. Stai rimontando, Leonardo, c'è 54 voti contro 1600. Io faccio il tipo il mio gemello. Vabbè, qui, allora ti insegno io una mossa, che questa proprio non puoi sbagliarla. Allora, tu aspetta che sono più vicino, che devo ascoltare bene. Questa è una mossa matura. Allora, tu sei stato gentilissimo con lei, le hai detto c'è lo spirito maligno, ti faccio compagnia io, e lei ti ha rifiutato, ti ha pure detto che sei un amico. Allora sai cosa devi fare tu? Le dici: Viola, ascolta, non vuoi che io dorma con te? Stai bene così anche con lo spirito maligno? Allora io dormo con un'altra. È facile. Un'altra che ci sta nessuna femmina questa qua. Ho capito. Vabbè, Cristiano, questa volta vengo io, dormiamo assieme a te. Questa è sfida. Cioè, o dormo col polso o... Però c'è Lorenzo che è interessato. Ma Lorenzo è interessato con me. Come? Ma... No, questo è... No. Chiediamo Fabio, ma ce n'è una delle sette ragazze. Ce l'ha una per Cristiano? È una per Cristiano, che così Viola si ingelosisce. Sì, Cristiano, te la possiamo cercare. Ma tu arriva fino a Spagna o lei viene qua? Io non lo so perché non le guardo, me lo dico. Wow. Ah, sì. Fabio. Mi ha riferito l'amico. Sì, no, mi ha riferito il mio caro amico qua, che comunque stanno, io non lo sapevo. E quindi ci sono anche delle ragazze attorno a te. Ci sono delle ragazze attorno a te, Fabio, tu non te ne eri proprio accorto da quando sei innamorato di Giulia, praticamente. Io conosco tre miei amici, poi vedo qualche ragazzo, poi il resto non so che cosa sono le altre persone. Bravo. Che spettacolo, che spettacolo. Il sondaggio l'ha vinto Leonardo, 60 voti contro 2500 di Cristiano. Andato bene. Viola, la chat ha votato purtroppo, ormai è deciso. Ti tocca prenderti Cristiano, vabbè. E qui si fa grande, ragazzi. 1-0. Che mossa. Vabbè, ma Viola, pensa al positivo. Se dormite insieme avete più tempo per parlare. Cioè, almeno... Comunque,
la notte è lunga, capito? Quindi possiamo dormire, parlare, possiamo fare tutto, tutto. 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 Vabbè. Scusami Viola, se Cristiano dovesse provarci con un'altra ragazza, nonostante siete solo amici, non ti darebbe fastidio? Attenzione, si muove. Te l'avevo detto, normale. Ma scusami Viola, Cristiano con te è una possibilità perché siete amici, con le altre non può perché sei gelosa, che deve fare sto Cristiano? Tra l'altro questo Cristiano capito? Che deve fare questo Cristiano? Cristiano? Massimo Alfonso, cioè, Alfonso. Lui può dormire solo con Alfonso nella vita, non può dormire con te, non può dormire con le altre, sono... solo Alfonso. Facciamo così, per stavolta con Alfonso. Se gli concedo il consenso. Ma io non ho fatto niente, mamma mia. Vabbè, veda, dal video abbiamo visto che hai fatto qualcosa, hai messo quei panni sporchi sul letto. Mamma mia. Vabbè, lì è stato un incidente. La valigia, no, la valigia in giardino, brutto gesto. Brutto gesto, proprio. Il profumo nascosto. No. Niente, oh, Cri, fidati, ti resta soltanto una compagna con cui dormire una notte. Vedi come reagisce Viola. La mandi su tutte le furie. E lì le potrei dire: ah, cosa? E che compagnia c'ho qua? Che faccio? Dormo da solo. No, allora, i casi sono due: o dalla Spagna prende l'aereo e viene lì, oppure quando tornate fai questo esperimento e vedi come Viola poi ti dirà: però hai dormito con un'altra. E tu le dirai: ah, ma quindi ti interessa? No, ma pure se non faccio questo esperimento mi interessa lo stesso, quindi no. Cioè già la sola risposta puoi fare quello che ti pare. Ahia, gelosia a zero, però vabbè Cristiano, vabbè Cristiano, mi vuole vedere quanto io ci tengo. C'è un ragazzo che sta facendo una pregunta, un secondo. Vai Fabio. Cristiano, tu prova, perché o in un caso o in un altro ci vai sempre bene. Cioè, se ti vuole Viola o comunque stai con quell'altra, sei a posto, no? Ah, è dopo la prima chance. Stai apparato. Scusa, Viola, cioè se Cristiano ti dovesse dire guarda, io me ne vado dalla casa infestata, domani me ne vado di Spagna, come la prenderesti tu? Come una pregunta o come no? Come... Cioè, la prenderesti in modo maturo oppure in modo non maturo? Vai. Un bello loro. Dai, vai. Come vai? Gelosa, però, gelosa. Gelosa, gelosa. Ma un'altra domanda che non c'entra niente, che voi sappiate, ma Alfonso è single. No. Alfonso? Domande sì. Non si possono fare. Domande non si possono fare. Non so se con Iago. Alfonso è single. Secondo me... Allora, conoscendo Leonardo, secondo me con lui, perché Leonardo ci trova con tutti. Ma chi è Alfonso? Sì, è pure con Alfonso. Ma chi è? Non ho capito. Leonardo. Ah, vabbè. No, ma Leonardo un carro armato, cioè, veramente... basta che respira. No, perché Alfonso interesserebbe a me, perché la mia lei sta a Roma, è lontana, se Alfonso vuole venire a Milano. Ma io la chiamo, cioè, chiesto comportamento. Vabbè, ma Alfonso è... No, vabbè, ma tu devi capire, Viola, che Ale e Flavia hanno una relazione particolare, veramente è una relazione aperta, però soltanto dal lato di Ale, cioè solo per Ale aperta, per lei no. Potrei fare la stessa cosa. Vedi, devi imparare, bravo. Allora, l'unica cosa è che la ragazza ancora non è stata avvisata, quindi io lo dico. Glielo io lo dirò a Flavia che è la relazione aperta, che non lo sa ancora. No. Noi l'abbiamo detto. Io decidevo. No, io lo dico proprio perché la relazione ancora non se ne parla, però comunque li stiamo conoscendo fino adesso. L'unica cosa aperta spero che sia Alfonso, perché lo amo, non so come spiegarti. Cioè, mi è proprio piacere incontrarlo e conoscerlo. Ma che, lingua, che lingua parla Alfonso? Cosa? Però ti piace un po' Flavio. Vabbè, è normale che mi piace Flavio. Gli piace. Li ho visti vicini. Gli piace. Io lo riconosco quando le piace una ragazza. No, gli piace. Sì, Cristiano, te lo dico io. Allora, dovete sapere che quando è venuta a Milano,
quando è venuta a Milano lei, praticamente c'è questo nostro amico che si chiama Teo Greco, che fa sempre live con noi, e c'era stato un minimo che si guardavano, sì. C'era un accenno di sguardo. C'era lei che era gelosissimo, non stava nella pelle, gelosissimo. Sì, diciamo, da una pregunta era geloso pregunta, se vogliamo proprio fare un... Stupido. No, vabbè, non è che ero geloso, però capito, c'è stato quello sguardo. Capito? Vabbè, ti dava fastidio, Ale, è normale, ti dava fastidio. È fastidio, gelosia, cioè gelosia non è che la... che stiamo assieme oppure capisci, ci frequentiamo da tanto, non è che ci deve essere ancora gelosia, ci siamo, vabbè, però ti dà fastidio, ti pizzica, ti fastidio che dici, oh, ma che è, capito? Però vedi, Viola, Flavia quella sera ha capito il suo errore, siccome gli piace Ale, giustamente hanno dormito insieme, però non è che hanno, cioè hanno solo dormito vicini, ecco. Come posso fare io, giusto? Sì, ma così per sport è quella, non molla. Viola, ma quanto state in quella casa? Non lo so, dipende quanto resistiamo. Allora, una notte, una chance. Una noce? Sì. Che dice questo? C'è il muto. Cioè che fa? Che dice? Fabio? Per me... devo farla una notte che parlano e poi Viola va a vedere che fare. Se ne può anche andare. Esatto. Ma quindi se uno non resiste se ne possono anche andare, ragazzi. Vabbè, fai così, dato che la chat l'ha chiesto, la chat è sacra, ha chiesto questa cosa, stasera gli concedi questa compagnia, parlate un po', sai, stile Halloween, sotto le copertine, così vi raccontate le storie di paura. Che si abbiamo caso subito. Oggi ci stava Leonardo che ha detto che era. Io ci stava una vedere un film romantico. Giusto quelli che vedevo Cristiano, Menti Horror. Con Leonardo Campanella. Ma c'è più Lorenzo di me. No, ma Leonardo, ma smettila di metterti in mezzo. Un momento delicatissimo. Che c'è? Ma i gemelli proprio sono fatti così, cioè si mettono in mezzo tutto e due. Ma tutto, incredibile. Oh, stai attenta perché Leonardo è amico di Flavia, stai attento. Dici che... Si mette in mezzo pure con lei. Occhio. Io con le femmine e lui con i maschi. Che salva nessuno. Cioè, copertura totale proprio, non si scampa. Ma Fabio, ti faccio una pregunta, ma te la vai a ballare in Spagna? Sei già andato, devi ancora andare o non ci andrai? Che sta risata. Ma guardalo in faccia, ma ti pare che non va? No, sì, non sei sicuro queste cose. Dopo vado, cioè... stasera? Spero anche ieri sera, anche altre volte. Ma non sei sicuro queste cose? Già Giulia ne è venuta, forse probabilmente per colpa tua. Ma dici pure queste cose là? Io vado a ballare per ballare, cioè tra amici, con questi miei tre amici. Sì, allora... Scusa, siamo nel 2024, per me ci deve essere la fiducia. Io sono d'accordo con Fabio. La pregunta ce l'ha lui. Ma anche io sono la fiducia. La palla al balzo va presa. Allora, nel 2024 ci sono anch'io. La palla... ho scoperto che d'altro ragazze ce ne sono, le cose che tu non le sconfinferi proprio, perché non te ne accorgi proprio. Cioè, ci sono 20 ragazze. Tu... Non lo so se ci stanno le ragazze in discoteca. Tu manco ti sei informato, manco te ne sei accorto. Non lo so. Nemmeno guardi le ragazze in discoteca, cioè nemmeno guardi una ragazza per nessuno. Io conosco solo la discoteca, poi non so. La discoteca, sì. È tipico. È una... Allora, a Valencia sono le discoteche. Io in Italia vado in discoteca invece, che è diversa. Tipo nelle discoteche ragazze non ce ne sono, in discoteca invece da me ci sono le ragazze. Nelle discoteche, quelle che andate voi, così che fate i poco maturi, guardate le altre ragazze. No, noi altre ragazze non le guardiamo. Però una cosa che anche se tu dovessi guardare le altre ragazze, pensi tra te e te, dici, ma che me lo fa fare che Giulia è la mia principessa, la mia sissi, non... Non posso... Cioè, il ragazzo se ne importa così poco che non sa neanche quando entra e quando esce dalla discoteca. Cioè, lui a un certo punto. Esatto. Dove? Vabbè. Adesso penso così. Hanno fatto mentale. Ma lo sa Giulia che va in discoteca, Fabio?
la discussione. Sì, sì, no, lo fa. Tutto a posto? Sì, vabbè, ovviamente è un po' gelosa, così. Vabbè, ci sta. Fa parte del game. Le do le giuste assicurazioni, capito? Vabbè, però mi sembra che tu e Giulia rispetto a... a Cristiana e a Viola litigate un po' di meno, cioè andate più d'amore d'accordo. Se vedo una morta di morte in Roma, se lì c'è, dai. Ma perché siamo grandi, capito? Siete più? Più grandi, capito? Vabbè, effettivamente un anno. Vabbè, ma in un anno guarda che cambia tutta la Fabio, ma che anno sei te? Che anno sei te, Fabio? 2008. Sei maturissimo per essere 2008. Di una maturità incredibile. Va a ballare, neanche guarda le ragazze, fortissimo. Cristiano, la vuoi un patto? Allora, i casi sono due. O stasera Viola accetta di essere protetta dal mostro da te, altrimenti tu domani a quella villa sai come gli fai? Così. E te ne vai a ballare. Te ne vai a Roma a ballare. Anzi, Cristiano, fai una cosa, Cristiano, vieni da noi a Milano e andiamo tutti quanti assieme. La lascia Viola, che non è cosa. No, dopo da fare, cioè, anche a prescindere se vado da Viola questa notte, lo facciamo lo stesso. Guarda. Tu da me questa notte non vieni, ma tu devi venire a Milano domani. Quindi tu vuoi la botte piena e la moglie ubriaca, Viola, vuoi tutto? Non va bene. No, Viola, tu o questa sera fai un chiarimento con un chiarimento con Cristiano, altrimenti domani Cristiano già sta sul treno direzione The Club a Milano. E no. lì non c'è Alfonso, Viola, stai attenta, non, lì sfugge, non c'è Alfonso, non si sfugge. E tra l'altro dove parlare, capito? Cioè, poi abbiamo parlato ieri, stiamo parlando ora. Viola, vengo io. Leonardo, oh, piano con le mani, Cristiano, Bang, bang, bang. Come un immaturo. Ragazzi, Leonardo Campanella è la persona più immatura in Italia attualmente. Ci ha superato Flavia. Ma te, Leonardo, speri che non dormano insieme dunque? Cioè, a te ti va bene così? T'ho pure rimasto. Mamma mia. Le veline. Blastato così. Niente, io allora ragazzi, io già sto facendo il biglietto, Già sto facendo il biglietto. Domani Cristiano ospite nostro a Milano. Stai attenta, Viola. Ma anch'io. No. Impossibile. Possiamo parlare anche nel treno, No. Se dovesse essere serata solo maschi, Viola, tu hai o chiarimento stanotte, cioè stasera, o niente. Poi non vengo, vado degli amici miei a Milano. Cosa? Dove? Se vengo a Milano, non vengo da me, perché da me c'è Cristiano, ma sono dei miei amici. Quindi diventa tipo una gara a distanza? Un match a distanza? Però vinco io. Comunque io ho l'idea, così siamo tutti più felici. Allora, Lolli dorme il letto matrimoniale con Emanuele e Cristiano e io con Viola. No! Allora, diciamo che... Viola per me o dorme da sola o dorme con Cristiano, non ci stanno. Però per me... Bravo Fabio, diglielo. Bravo Fabio. Dillo proprio. È il punto, sai qual è il punto? È che Cristiano o dorme con Viola o dorme con, non so, Natasha del The Club, cioè, poi è da capire bene chi. Va bene. O dorme con Viola o con la spagnola. Che spagnola, che ricordiamo, tu sai che c'è soltanto per delle per sentito dire, cioè, tu non l'hai mai vista in realtà, per delle voci, che ma spagnola generico, perché che poi tra l'altro stanno. Noi siamo nel 2024, tu che sei in Spagna, però tu sei del 2024, quindi è assurda sta cosa. 2026. Sei proprio avanti, sei ragazzi, è un visionario, non chiamatelo genio, chiamatelo visionario, chiamatelo così. E allora, Leonardo Campanella l'ha fatta la scaletta di chi deve dormire con chi, l'unica cosa che nessuno è d'accordo, quindi c'ho io una disposizione nuova, Leo, me la sono pensata adesso. Allora, Fiorenza e Lorenzo dormono insieme nel matrimoniale, okay. Cristiano e Viola dormono insieme nel letto di Viola. Tu, ti ho trovato, guarda, fuori dalla finestra c'è il prato, se vuoi, ti ho messo un cuscino.
dove buttare la valigia? Ma se me lo sta pure con Alfonso, non c'è problema. Sì, ci sta Alfonso e sta pure la valigia di Viola sopra col profumo, quindi sei pure comodo. Con la coperta. Pure i cinghiali, tanto. Ci sono i cinghiali. Vedi, sei pure in buona compagnia di cinghiali. Ci sono i cinghiali e le pregunte, quindi tutto a posto. Siamo qua. Beh, a pregunte ci siamo. No, formazione impeccabile. E questo abbiamo deciso noi, quindi quello che diciamo noi è sacro. Diciamo, noi siamo i capi della maturità. Sì, unica cosa, Cria, affrettati a decidere, perché se tu poi domani non vieni a Milano, io ho già preso il volo per Siviglia, che devo conoscere 7 amiche spagnole di Fabio. Devo fare un attimo... E tu ovviamente sai, ma non tramite Fabio, tramite l'amico. No, cioè, è un sentito di... a specificare. Dice, essendo in Spagna, ci saranno 7 ragazze, appunto, supposizione. Tramite lo... E io non so, ok, eccoli là. Ah, gli amici Raul e Jimenez. Sì, no, Lewandowski chiama la figlia. Ah, Lewandowski la figlia. Erano due gli amici, c'era sia Raul sia Bova. Raul Bova, entrambi. Incredibile. Comunque qua la chat chiede, non stanno continuando a chiedere un bacio tra Vela e Cristiano, ma è più facile scoprire l'acqua calda, che è più facile scoprire gli alieni che è un bacio tra quelli che è Cristiano, perché abbiamo visto molto distaccati, molto distanti. Sono molto distanti. Vabbè, allora facciamo così. Il bacio io e Pietro ce lo possiamo dare, però Viola e Cristiano ancora no, non sono pronti. Vabbè, anche non esageriamo. Anche se non l'hanno chiesto, io te un bacio ce lo diamo, però dopo la live, poi facciamo un'altra cosa. E, no, allora facciamo così. Dai, facciamo un abbraccio per la chat. Esatto, dai, un abbraccio. Un abbraccio, chi va piano va sano e va lontano. Uno. Bravo, l'abbraccio non si nega neanche al peggior nemico. Viola, non fa quella faccia. Ma piano, si parte con calma, Cri. No, meglio vai. Ma su guancia. Ma mia. Vabbè, sulla guancia è come la mamma, cioè, è un bacio in amicizia. Un bacio in amicizia. Dai Viola, la chat è impazzita, vogliono tutti il bacio sulla guancia. Vi stanno guardando tutti, ragazzi. Vai. Bacino. Bacio. Bacio. No, non parte. Oh! Io non mi fa slap. Amiamo il breakfast. Io anche lo amo troppo. Quanto cazzo lo amo? Non è decifrabile. Non è calcolabile dopo questo momento quanto lo amo. Assurdo. I love Cristiano. Allora, ecco, una cosa che volevo chiedervi. Ci potete spedire le magliette I love Cristiano? Vi scongiuro. Allora, dipende come va questa serata. Se io domani dovessi prendere il treno per venire da te, te le porto tutte. Andare come... Viola. Allora vuol dire che ci ha pensato. Viola, ci ha pensato. Ci sta pensando. Ma una ci domanda. Sta pensando. Cristiano, cos'è sul collo? Vicino alla videocamera, non ho visto bene. E infatti, anche io. Lui è Emanuele oggi. No, allora. C'è da spiegare. Che dovevamo fare dei contenuti. E quindi. Io sono ricoperto di sangue su tutto il corpo. Twitch, sangue finto ovviamente, signori di Twitch. Quindi... Comunque... Alfonso, faccio una breve. Giusto con Alfonso puoi dormire, Leo. Facciamo così, questa volta vengo io e la dormo io con Alfonso che mi trovo. Basta! Trovo un certo feeling io, Alfonso. Vabbè. Mamma mia, mamma Cristiana. Dove te ne vai, Fabio? Te che ti sei camminato lungo le strade di Siviglia? Io stavo mangiando al ristorante. Adesso andiamo a casa, ci riposiamo, poi ci prepariamo e andiamo a ballare. Che programma assurdo! Spettacolo. Giulia sta male per te e te esci così, tutta vita. Giulia sta male, devo stare a casa. Ma te tu... mamma mia, io non avrei fatto un del genere, vedi? Okay. Siamo stati zitto. No, ma... Infatti attenzione, Giulia ha aggiornato la storia, eh? Giulia ha messo una nuova storia, ha messo l'aggiornamento.
Allora, il corpo ha bisogno di riposo, la mente ha bisogno di pace, il cuore ha bisogno di gioia, Fabio ha bisogno di sette spagnole. Ufficiale? No, no, ragazzi, non scherziamo. Sapete come la penso, io sono un ragazzo d'oro. No, è gravissimo. Che cucciolotto. Maturissimo, ragazzi, non ce la posso fare. Troppo maturo. È troppo maturo. No, Fabio... Uno più maturo di Fabio Ferrucci, forse... Vale, vai. Neanche la banana a roppo che è caduta dall'albero dopo 6-7 mesi sotto al sole è così matura. Non te lo so spiegare il livello di maturità di Fabio Ferrucci questa sera. Cioè, se è più maturo del paio di ieri, non te lo so spiegare. Apparecchiati. Stiamo apparecchiati, sì, sì. Hai presente tipo l'avocado quando dentro diventa mezzo scuro, che inizia... più maturo di quell'avocado, cioè... Va bene, non ce l'ho presa però va bene. No, fine, è maturo, è maturo, è maturo. Maturissimo. Allora, qua dico, dicono... Giulia, stasera. Leonardo deve restituire l'elastico a Cristiano. Aia. L'elastico, Leonardo... Non l'hanno bruciato perché lo stava lui. Lo faccio da un'altra. Voglio sapere la storia di quell'elastico, come te lo ritrovi tu? Bruciatelo. Fa no. Freddo. No. Ma perché è Leonardo? È un ladro. Non è vero, me l'hai dato tu. Mania, Leonardo, l'hai regalato a Cristiano, l'hai regalato, no a te? L'elastico è sacro. L'elastico è come l'anello. Anzi, meglio. È un simbolo di appartenenza, diciamo, di affetto, di amore del Breakfast Club. Di fedeltà, sì. Di fedeltà, Doc. Mi hai proprio tolto le parole da bocca, non so come spiegarti. Mamma mia. È come un segno di rispetto, di fedeltà. Il Doc mi ha tolto le parole da bocca. E tanto ho scoperto che siamo nel 2024, anche Fabio Ferrucci lo è. No, Fabio Ferrucci 2026, è sta avanti. Lui 2 anni avanti. Ragazzo, 2 anni. Ha fatto Fast and Furious entrambi, sì. Raul e Bob, comunque ragazzi io direi che quando Fabio tornerà in Italia, sperando che tu Chris sia in buoni rapporti con Viola, io direi che si può organizzare una meravigliosa cena a 8. Facciamo tu e Viola, Fabio e Giulia, Ale e Flavia, e vabbè io per stavolta vengo col Doc, dai. Non ho capito che hai detto. Quando torni in Italia, Fabio, organizziamo un cenone di coppie. Per stavolta sto con te, ma vabbè. Facciamo che andiamo a cena anche io e te prima. Poi allora, l'unica cosa è da capire se Cristiano viene con Viola o con Alfonso, che non riesco a capire ancora. Allora, ci sono giusto due incognite. Perché Cristiano potrebbe presentarsi o con Viola o con la ragazza che conosce domani al The Club, mentre Fabio potrebbe presentarsi o con Giulia o con sette spagnole. Poi quello è da decidere all'ultimo. Sì. No, io ce lo sapete. Che forte, troppo maturo. Allora, che succede sbagliato. A parte che le dette spagnole è impossibile perché il ragazzo spagnolo non parla, perché nel 2026 ancora lo devono inventare. Cioè è così avanti che lo spagnolo è così obsoleto, non so spiegare, tipo è tipo un iPhone 6 lo spagnolo là. No, lo spagnolo non lo conosco, loco. Loco. Ok. Che tra l'altro loco, se non sbaglio, senza la locuzione della mano non funziona manco. No, loco così è come dire discoteca invece che discoteca, cioè sì, non esiste, loco, manco l'ascolto. Cioè. Tu pensi il pipì dei guai, non ogni volta che sultavo diceva loco, faceva così, Luca Toni, Pietro. Luca Loco. Se dici discoteca non è la stessa cosa di discoteca. No, ricordiamo ragazzi, la discoteca è quella dei maturi, quelli dove vanno... Dove ci sono le ragazze. No, ragazze no. Mentre invece la discoteca è quella tipo matura, cioè tu vai lì, le ragazze ci sono, ma è come la carta velina, cioè ci vedi attraverso, vedi. È come una tenda, cioè tu vedi dall'altra parte. È come quando metti la carta forno nel forno. E noi scusa, dove andiamo? No, noi andiamo in discoteca, quella vera. La discoteca. No, la discoteca noi non ci andiamo. No, non è una cosa che ci sconfinfera. Non ci sconfinfera, no? Cristiano, quando vieni tu ci portiamo... No, nemmeno la vera, credo. Ti portiamo in discoteca. Sì, sì. O com'è che si dice in gergo che ci annoia? A disoneste. No, sto scherzando, ovviamente. Comunque, ragazzi, direi che
i dubbi che avevamo ce li siamo chiariti. Noi sappiamo che Viola dormirà con Cristiano perché non vuole certo perderlo domani. Ma Viola, sì. Poi no, Viola, ma scusami, Viola. Ma vabbè, come... Viola! Ma come ti viene a dire no? Scusami, Viola. Ma ti rendi conto di che stai ferendo i sentimenti in un povero ragazzo? Che lui ce la sta mettendo tutta per conquistarti. No, ma tanto stasera c'è... Io ne sono sicuro che Cristiano stasera ce la fa. No, ma un giocatore così non può sbagliare. Stasera Cristiano fa come Yamal stasera. Fammi controllare quando stanno Real Barça, giusto per curiosità. Fa gol, Pietro, non ti preoccupare. Prende. 4-0 Barça, ragazzi, assurdo. Marcatore Cristiano Borsi e Yamal. Tripletta di Cristiano così. Mamma ma come mia. Tripletta? Ma... Tripletta di Cristiano, poi gol di Cristiano e Cristiano ancora, incredibile. Che forte. Maturissimo. Bene, bene. Oh, aggiornateci. Noi vogliamo un video, un vlog, un qualcosa. Cioè, teneteci aggiornati. Dobbiamo sapere se ce l'hai fatta. Una pregunta, una cosa, non lo so. Assolutamente, no, è fondamentale. Noi sappiamo che ce l'hai fatta. Se domani stai venendo a Milano, ti vediamo sul treno, vuol dire che. Che ha fallito la missione. Cioè, non è che ha fallito, magari ha preso una decisione. Ci sono anche riuscito, però ho detto, vabbè, andiamo lo stesso. Beh, un salto lo faccio lo stesso. Che forte. Oh, boh, niente ragazzi, dai. Allora direi che possiamo ci salutiamo qua e attendiamo aggiornamenti da parte vostra. Speriamo che vada tutto bene. Noi vi sosteniamo, vi vogliamo bene, noi amiamo il Breakfast Club, noi amiamo. E ripetiamo, noi amiamo il Breakfast Club. Adesso a parte gli scherzi vi dico che noi amiamo il Breakfast. Vai tutti insieme. Noi amiamo il Breakfast Club. Abbiamo capito. Oh, amiamo il Breakfast Club. Tengo un bietto, tengo. Tengo un coppo cor. Lo sento dentro, è una cosa mia che sento, una cuzione che sento dentro. La locuzione, come loco. Loco. Comunque ragazzi, no, a parte gli scherzi è stato un piacere avervi qua. Siete troppo simpatici, vi giuro. Grazie. Vi vogliamo bene. Grazie ragazzi. E vi aspettiamo, quando volete tornare le porte sono sempre aperte se ci volete venire ad aggiornare. Dai. Ottimo, allora vi faccio sapere delle spagnole per Cristiano. Beh, dai il contatto dell'amico che tu giustamente non vedendole magari te ne perdi qualcuna. Io non parlo neanche di altre ragazze. Cioè, tu chiedi pregunte per i tuoi amici. Poi io pregunto por ello, no para mí. Tranquillo, grazie per il prime, bro. Niente, ragazzi, vi salutiamo, vi diamo una buonanotte, buone spagnole per gli amici. Fabio, è stato un piacere. Come Alfonso. Grazie Fabio. Ciao Fabio, grazie. Ciao Fabione. Oh, grazie Fabio, veramente. Ciao ragazzi, buonanotte, buona dormita con Viola. Salutiamo tutti. Mua. Un bacio. Ciao forza ragazzi. Cristiano, forza Cristiano. Forza Cristiano, forza Cristiano. Toccone, ma come la vedi? Forza tu? Cristiano. Secondo te come va a finire la pregunta? Secondo me non può sbagliare stasera. No, è un gol a porta vuota, ragazzi, è un gol a porta vuota. Dici con calcio di rigore, dici? Sì, non è un calcio, perché un rigore comunque, ok che hai l'80% di segnare, ma qui non è un rigore, qui è già stato eseguito il controllo VAR, basta solamente, capito? Al fischietto fare... Esatto. Già.